special. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, 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 work. You tell me I be work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. That's something about that work, 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 work. When you walk out, nah, 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 nah. Before the table, turn, 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 turn. Beg you something, please. Baby, don't you leave. Don't leave me stuck here in the streets. If I get another chance to, I would never, no, never neglect you. I mean, who am I to hold your past against you? I just hope that it gets to you. Get done, 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 done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done, 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 done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me off. Yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, 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 rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You spend some time away. Now you need to forward and get me out of work, 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 work. It's me up in work, 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 work. It's me doing my dad. Something about that wah, 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 wah. When you walk out, la, 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 la. When the cat from my tur, 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 tur.
Rientriamo in diretta, diciamolo subito. Prima puntata, prima difficoltà. Siamo riusciti a entrare in contatto con Edoardo Annucci perché è un po' preso con la campagna elettorale. Vabbè, però. Ma sì, ma ora riusciremo a contattarlo, sì, sicuramente. Ma sicuro, Daniel. Due pezzi bellissimi. Molto belli. Work, quel primo molto... era Work di Rihanna, molto work, molto, molto movimentato, work. Molto twerk. E il secondo era Michelin, Nessun grado di separazione, che Michelin che esce fuori adesso dall'Eurovision. Arrivata sedicesima, una posizione non molto alta, dobbiamo dire, e diciamo che è stata anche un'eccezione, perché non è stata lei la vincitrice di Sanremo, esatto, quest'anno, ma sono stati gli Stadio, esatto. E quindi loro hanno rinunciato ad andare all'Eurovision per mandare lei, essendo più giovane. Che dobbiamo dire dell'Eurovision? Possiamo dire che allora, per partecipare, cioè diciamo, la canzone che può partecipare all'Eurovision da parte di tutti gli Stati può essere, può presentarsi dal primo settembre, diciamo. Quindi tu scegli una canzone già dal primo settembre. Se noi facciamo Sanremo a gennaio e l'Eurovision c'è a maggio, quanto tempo passa? Eccessivamente troppo poco, poiché da gennaio a maggio tu hai tempo di preparazione veramente minimo rispetto a tutti gli altri stati. E quindi, per quanto riguarda preparazione sul palco, musica, dobbiamo dire comunque che lei ha adattato il pezzo in inglese, quindi da Nessun grado di separazione a No degree of separation. Ci vedevi stati adattare la musica alla canzone? No, non ce li vedevo proprio. Ma poi un palco, qualcosa di indescrivibile, quello dell'Eurovision, migliaia e migliaia però di persone. Un bel gruppetto, un bel gruppo, sì, storico, sì, italiano. Sicuramente, vabbè, hanno vinto Sanremo, esatto. Sicuramente sono legati alla nostra tradizione, forse proprio per questo magari l'Eurovision non era così adatto a loro, e hanno preferito una giovane. Comunque lei, uscendo da X Factor, ha fatto poi carriera in America, è andata a studiare in Canada e ha partecipato anche a una delle colonne sonore di The Amazing Spider-Man, esatto. Quindi non è proprio, essendo piccola, non è proprio una bambina. Eh sì, poi ritorniamo sempre allo stesso discorso, queste nuove leve, questi, sì, nuovi gruppi, queste nuove donne. Beh, lei è stato effettivamente un talento, partecipa a X Factor a 16 anni, è stato effettivamente uno dei talenti italiani più giovani ed effettivamente più, a mio avviso, che suonano cioè che fanno parte effettivamente di un nuovo stile, una nuova musica italiana, forse di nuova generazione. Quindi proprio per questo, secondo me, dovremmo puntare più su l'interpretazione, più sul, anche le scenografie all'Eurovision erano un po' scarne dal nostro punto di vista. Secondo me non ci siamo fatti valere più di tanto, nonostante comunque, vabbè, però lei era, cioè, diciamo che da Sanremo era quella che era uscita meglio, nel senso, sì, ma poi tra gli stadi, all'Eurovision era emozionatissima, piaceva. Una ragazza di 20 anni con un palco del genere, tantissimi, poi comunque si sente la first date pure per lei. Era un first date per lei sicuramente, ma come lo erano per Emma, per Mengoni, per tutti questi altri cantanti. E beh, magari lei rispetto a Emma non c'aveva il tizio che traduceva, che faceva I'm no, I'm no. Emma era un continuo I'm no, I'm no. Ti volevo fare una domanda. Sanremo 2016 tu l'hai seguito, perché sì, comunque, sapendo tutte queste cose, meritavano gli Stadio o meritava qualche d'un altro? Idea tua, così. A me personalmente io optavo per Patti Pravo, perché effettivamente ritorna sulla scena musicale dopo tantissimi anni con una canzone, a mio avviso, molto profonda. C'era lei, la canzone di Noemi è una poesia, a mio avviso. Noemi, la borsa, che poi fa sempre queste belle canzoni. Sì, sì, La borsa di una donna è, a mio avviso, una poesia. Magari c'è stata un'interpretazione non, come l'hanno definita i critici, non a livelli di Noemi, però era effettivamente... Boh, forse sono di parte gli Stadio, non è che... No, però no, effettivamente fanno parte della tradizione italiana, poi, e ci può stare. Alla fine la musica è una cosa sempre soggettiva, cioè sì, può piacerti o non può esattamente piacerti. A me piacciono comunque le canzoni degli Stadio, piacciono particolarmente. Piace anche quella di Michelin, come si chiama? Michelin. E anche se comunque la trovo più come una sorta di tormentone, il fatto che comunque si ripete sempre lo stesso, sì, ritornello, cioè che te deve entrare in testa e tu esci, stacchi la musica, mette e ansia, continui a cantare. Mette ansia. Nessun grado però, di separazione, abbiamo capito. Sì, però è molto molto carina. Invece, sì, un'altra cosa, che ne pensi dei rapper che sono entrati così prepotentemente dentro Sanremo? Diciamo che sono entrati così come fanno. Perché poi ci sono stati quest'anno, ci sono stati, c'è stato Rocco Hunt, Clementino. Sì, sì, esatto. Non sbaglio, perché Clementino era il first date. Sì, esattamente. Rocco Hunt no, perché ha vinto. Rocco Hunt, diciamo che è giovane,
Secondo me è la carta vincente di Rocco Hunt, che è giovane e che raccoglie il popolo del sud è un popolo arrabbiato che trova evidentemente in Rocco Hunt un esponente per raccontare le problematiche, perché effettivamente è un ragazzo che risponde alla stampa con la verità, cioè voi criticate una mia canzone quando effettivamente io mi alzavo la mattina per andare a lavorare, poi che possa essere simpatico o meno, questo è un discorso personale. Del simpatico o no, tutti gli artisti, cioè, ci sta. Esattamente. Ora mi viene per esempio da pensare a Ligabue, cioè non è che a tutti piace comunque il carattere di Ligabue, come Vasco Rossi. Ligabue che poi adesso ha organizzato un altro grandissimo evento, non so se l'hai seguita questa cosa, adesso di recente organizzava sempre, ha organizzato questi grandi concerti con 100.000 più persone. Mo mi sfugge, scusate i fans di Ligabue dove era il posto, però so dove quest'anno lo sta organizzando. Dove? Quest'anno lo sta organizzando dentro il parco di Monza, dove si fa poi il Gran Premio, non proprio dove c'è la pista di Gran Premio, ma dentro il parco, e ha creato non poche comunque discussioni, risultando proprio, come ritornando al discorso di prima, antipatico nei confronti di alcuni, anche se poi la popolazione come sempre si spacca su ma queste sì cose. È si sempre spacca, così, come chi odia i talent, chi non li odia, chi esatto. Quello è uscito da un talent o quello no. Esatto, poi Ligabue che sicuramente rifarà il pienone, perché comunque ma, sì, ma è comunque può piacere o meno, ma esattamente è un pilastro, come così lo può essere comunque Vasco Rossi, sì. Patti Pravo, che ma detto, sì tu. Sono tutti pilastri, cioè a Vasco cosa gli vuoi dire? A Vasco non si può di niente, a parte la sua giovinezza vissuta al massimo. Sì, esattamente. Magari se non criticasse così tanto Roma ogni tanto. Vabbè, però dopo ci viene altri concerti. Esattamente. Perché c'è poi due concerti, due date all'Olimpico a giugno. Quindi un altro grande big event a Roma. Daniel, a questo punto io bando alle ciance, come si dice. Andiamo un attimo con un altro pezzo e cerchiamo di rimetterci in contatto con Edoardo Annucci, ripeto, sta tribolando la campagna elettorale con volantinaggi e quant'altro. E non è sicuramente facile. Esatto, no, ma ha contattato dicendomi: guarda, la batteria quasi scarica. Spero che non gli sia spento perché la batteria scarica, ma no, speriamo che abbia spento lui direttamente, perché l'orario, ripeto, stiamo un po' in anticipo, era un po' più tardi l'appuntamento con lui. Vediamo un po', vabbè. Mandiamo la canzone di un altro ragazzo, ci di un talent, sì, talent. Non è arrivata neanche in semifinale, però effettivamente questa è un'altra che può piacere o non può piacere. Sui social, comunque in rete, girano molti commenti su di lei, perché è stata attaccata tantissimo anche dalla Bertè durante la trasmissione. Tipo? No, perché io non seguo diciamo che è diciottenne, quindi è piccola e non è una Michelin, ecco, la mettiamola così, non ha quella voce di Michelin, è un altro tipo, un altro genere, semplicemente c'è questo. Pure questo conservatorismo all'interno della musica. Esattamente, magari un genere, un timbro vocale che non è commerciale, o comunque come può diventarlo, come no, comunque è stata molto attaccata, però più di quasi 300.000 visualizzazioni per questo video musicale, che non è neanche uno dei singoli principali, quindi tanto non seguita e tanto criticata magari non lo è. Ci è appena arrivato un messaggio, Annucci è pronto, mandiamo la canzone e rientriamo subito con lui. Chiara Crispo con Come On.